Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati! Benvenuti in Kiwi! Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, andremo a vedere i cosplay più brutti che internet ci suggerisce. Ma raga, aspetta, aspetta, questo video non vuole essere una cosa tipo di offesa, di presa in giro. Assolutamente no, ragazzi, quindi rispettiamo tutti i cosplayer, chi più chi meno bravi. L'importante è che ci si diverta, ricordiamolo sempre, però qua siamo soltanto a vedere i cosplay che internet ci dice, ci consiglia internet, ci fa vedere internet quelli più strani, più brutti, diciamo, più un po' così, capito? Che però l'importante, ricordatevi, è sempre divertirsi, quindi non discriminiamo anche i cosplay brutti perché pure loro fanno parte di questo meraviglioso mondo del cosplay. Vabbè ragazzi, quindi fatta sta premessa che non voglio offendere nessuno di quelli che usciranno qua nel video perché non sono io a deciderli chi uscirà. E internet, e Google, quello che sarà. Quindi ragazzi, prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, tutte le cose che dovete fare sempre. Mi raccomando ragazzi, mi raccomando. E se sei tu uscito in questo video, commenta scrivendo so io. Vabbè, quindi iniziamo subitissimo questa nuovissima puntata dedicata ai cosplayer. Allora, attiviamo la registrazione. Ok, allora andiamo su Google e scriviamo cosplay brutti. Ok, andiamo a vedere immagini e andiamo a commentare i cosplay più brutti che ci suggerisce internet, diciamo, immagini. Allora, vediamo questa Jessie del Team Rocket. Vediamo questa Jessie del Team Rocket che sì, non si vede un po' sfocata perché è presa da Facebook, è presa quindi si vede un po' così. Però vabbè, queste diciamo quando finisce, quando arriva, finiscono le feste natalizie, Natale e Capodanno, diventa così perché se mangia, soprattutto al sud che si mangia proprio a sbavo a guardare. E quindi è così, è andata a fare la vacanza al sud e ha magnato. E vabbè, mo via, a catturare i Pokémon. Tornerà come prima, se non si magna pure i Pokémon, eh. Oh, questo body shaming, dai, non ve voglio offendere nessuno, raga. Famose giusto così, vabbè, andiamo indietro, andiamo a vedere. Queste sono, vediamo, le Sailor Moon. Le Sailor Moon. Pure loro, diciamo, l'importante è divertirsi, ragazzi. L'importante è divertirsi. Quindi andiamo avanti. Andiamo. Questo è chi è? È Cristo Zombie. Ci sta effettivamente. Se tu ci pensi, ci può stare. Questa è un'altra cosa. Ci può stare, quindi tanto brutto non è, perché comunque è fatto, diciamo, è fatto abbastanza bene, è fatto, c'è, cioè, il trucco dello zombie, ci sta, bravo, bravo, mi piace. Questo invece, diciamo, è la morte nera, diciamo, a tema Star Wars, la morte nera, che giustamente sembra più tipo Pac-Man, se sembra effettivamente, se ci sembra tipo Pac-Man grigio, diciamo. E ok, andiamo avanti. Questo invece è Iron Man. Secondo me è fatto apposta così, raga. Secondo me è fatto apposta così. L'ha fatto apposta a farlo di sta maniera così, proprio per entrare in questo video, diciamo. Quando diciamo Iron Man scocciato, Iron Man scocciato, e che si è fatto il giro con Scotch. Invece è Joker. Il primo non è fatto male, cioè non è fatto male, e il secondo è un po' inquietante, diciamo. Non so se si ingrandisce. No, non si ingrandisce. Il secondo è fatto un po' strano, un po' inquietante. Vabbè, andiamo avanti. Questo invece è non, Yoda. Questo è Yoda che
Questo è un altro che secondo me ha fatto apposta a farlo così perché, cioè, oh, questo è il Superman che non ci meritiamo, ma di cui abbiamo bisogno, diciamo, il Superman indiano. Oh, finalmente, perché solo deve essere solo americano, anche indiano, e poi ci sarà anche un Superman italiano, se ci sarà. Se ci sei Superman italiano, commenta qua sotto. E questo intanto è il Superman indiano. E che sì. Sì. Poi andiamo a vedere. Facciamo gli ultimi 5 che ci suggerisce. Lui fino a qua non la finimo più. Gli ultimi 5. Questo è un Iron Man. Iron Man. Perché? Cioè, non saprei proprio cosa potrebbe essere. Andiamo avanti. Così invece, Sailor Moon col pizzetto, con la barbusa, barbuta, Sailor Moon barbuta che giustamente ci saluta. Questa invece è Yui, questa è Yui ragazza virtuale. Me la ricordavo un po' diversa perché questa è la versione che è andata al mare, è andata in spiaggia, si è abbronzata un po' troppo ed è diventata così. Si è abbronzata tanto, ha usato molta, molta crema abbronzante, diciamo. Poi, vediamo. Ah, questa vedi, questa è quella del Team Rock, no, del Team Rock, dei Pokémon, non mi ricordo il nome, Jesse, non mi ricordo il nome, e quindi questa invece è la versione reale, tu la ordini su Wish di questa maniera, la prima versione davanti, e invece da Wish poi ti arriva a casa la versione 2, che lo dice pure lei, versione 2. Ottimo. E finiamo in bellezza con un Super Saiyan di quarto livello. Lui che non è poi fatto tanto male effettivamente. Un po' un po' la parrucca, un po' tipo boh, non lo so. Però l'importante è l'impegno, l'importante è divertirsi, ragazzi. Io sotto vedo un'immagine, raga. Bonus pick, diciamo, bonus pick. E ecco lui, un Majin Buu con un coso sulla testa così. Sì. È così, un Majin Buu con il coso sulla testa, diciamo. E ok. Ok, diciamo, se ci si diverte con questo Majin Buu, soprattutto chi gli piace il coso così. Vabbè, ragazzi, abbiamo visto i cosplay più brutti che il mondo di internet ci suggeriva. Raga, non ho voluto offendere nessuno. Ricordiamolo che questo video, quelli che sono usciti in questo video, non è una cosa di essere offesi, è giusto così per farsi due risate, per farsi due chiacchiere. Mi raccomando, ragazzi, impegnatevi sempre nel cosplay. E noi ci vediamo, ragazzi, al prossimo video, che probabilmente, molto probabilmente, alla prossima fiera di Ostia Comics il 25 e il 26 giugno ci sarò a fare qualche intervista a qualche cosplayer. E quindi voi cosplayer di Ostia Comics ci sarete in questo video, nei prossimi video. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!